diseguaglianze nel nostro mondo sono enormemente aumentate, ma non è colpa della crisi. L'aumento delle diseguaglianze c'è stato fortemente negli anni precedenti alla crisi e c'è chi vede in questo processo proprio una delle cause della crisi, perché ha indotto per esempio le famiglie americane a indebitarsi per sfangare il lunario, ha indotto la finanza a prestare anche senza garanzie e poi a ricasco sull'economia reale. E i processi a cui si devono attribuire questo aumento delle diseguaglianze sono tanti, soprattutto la globalizzazione, l'innovazione tecnologica ha fatto la sua parte e anche l'inversione del ciclo delle politiche pubbliche che dal secondo dopoguerra in poi sono andate crescendo a proteggere la popolazione e che invece dall'inizio degli anni 80 hanno invertito la loro rotta. Poi la crisi ha aggravato le diseguaglianze, perché dalla crisi ciascuno si è difeso come ha potuto e chi aveva di più ha potuto difendersi di più. Aumento delle fasce deboli, anche delle fasce povere, diminuzione dell'iscrizione all'università, sono tutti aspetti che si parlano. Perché nel nostro paese le politiche contro l'esclusione, per l'altra povertà, sembrano essere meno efficaci che nel resto d'Europa? C'è una diseguaglianza che si forma sul mercato e una diseguaglianza dopo l'intervento dello Stato. In Italia è aumentata la diseguaglianza che si forma sul mercato, ma un po' meno che in Europa, ma è aumentata ancora di più la diseguaglianza dopo la distribuzione. Questo vale a dire che l'intervento pubblico nel resto d'Europa riduce il rischio di povertà di 9 punti percentuali, da noi solo di 5 punti. Perché è successo questo? Perché sostanzialmente abbiamo un sistema di welfare che protegge solo una parte della popolazione. La misura essenziale che dovrebbe essere quella di una protezione universale contro la povertà non ce l'abbiamo e siamo l'unico paese d'Europa, oltre alla Grecia, che non ha una misura universale di protezione contro la povertà. Universale vuol dire semplice, che si dà a tutti, che scatta al momento del bisogno e che non è legata all'aver fatto un certo lavoro, avere una certa età, avere tanti figli, non averne, vivere in un certo posto. Adesso oggi in Italia, se sei povero, può darsi che hai un sostegno, se sei in una certa regione, può darsi di no in altre regioni, ma complessivamente non sai cosa devi fare. Molto spesso c'è anche una povertà di informazioni, anche laddove un intervento sarebbe possibile, i più poveri non sanno di averne diritto, e qui parlo soprattutto degli stranieri. E poi c'è una povertà legata all'età, è la povertà che incide soprattutto sulle famiglie con i minori, che è la più drammatica, perché questi non hanno accesso neanche spesso a dei servizi pubblici in natura, come possono essere gli asili nido, le scuole materne, quello che succede prima dell'accesso alla scuola pubblica. E poi quando si entra alla scuola pubblica, alla mensa, e i servizi sanitari che in molta parte sono a pagamento. È vero che che la nostra sanità è universale, ma è sempre meno vero. Pensiamo solo alle questioni delle cure odontoiatriche. Ci sarebbe molto da fare per intervenire sulla diseguaglianza, soprattutto a partire dalla sua parte più scandalosa, cioè dall'aumento della povertà e in particolare l'aumento dei minori poveri. Oltre a questo aspetto, esistono delle altre priorità che si potrebbero indicare al governo per rispondere in maniera un po' più efficace a questa protezione e alla diminuzione delle diseguaglianze? Un'altra priorità è incentivare il lavoro femminile. Una delle condizioni fondamentali per l'uscita dei minori dalla povertà è stare in una famiglia in cui ci sono